Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepe Vacca Collectibles con la seconda parte dell'unboxing e recensione della Hot Toys in scala 1 a 6 TMS 038, ovvero il double pack contenente Nightmare Batman e Superman in Black Suit, direttamente dal film di Zack Snyder's Justice League. Abbiamo visto quindi nella prima parte Batman, non ci resta adesso che andare a scoprire questa versione di Superman. Non perdiamo perciò altro tempo, ragazzi, e dedichiamoci direttamente e subito all'unboxing. Iniziamo come sempre dalla scatola che mostrerò per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di guardare la parte 1 di questo video che vi invito a recuperare. Classica scatola Hot Toys per i double pack, ovvero di dimensioni abbastanza notevoli, con logo della Justice League al centro a dividere i due protagonisti di questo unboxing, ovvero Batman, Nightmare Batman e Superman nella sua veste nera. Ovviamente su un pattern liscio e con questa colorazione in bianco e nero. Nella parte bassa della scatola, ovviamente i nomi Nightmare Batman e Superman TMS 038 in scala 1 a 6. Sui lati della scatola possiamo vedere i loghi rispettivamente di Superman, appunto sul lato sinistro, e di Batman sul lato destro. Ecco qui il nostro Superman che al momento è da solo all'interno della scatola, proprio perché Batman, già unboxato e recensito, è in collezione. Come possiamo vedere già a colpo d'occhio, la figura sembra essere davvero eccezionale, ma l'andremo a vedere più nel dettaglio nell'apposita sezione. E possiamo vedere invece, a parte gli accessori del Batman che sono rimasti in scatola, la solita basetta della Justice League e poco altro per quanto riguarda gli accessori. Ma comunque sia, andiamo adesso ad unboxarli ed esaminarli più nel dettaglio. Ed ecco qui tutto ciò che ha da offrire questa versione di Superman. Cominciamo con la basetta che, come dicevo nella parte 1 di questo video, risulta essere molto massiccia, molto grande, ma comunque abbastanza gradevole alla vista. Ha questi supporti, diciamo, sempre in plastica abbastanza rigida, a creare questa sorta di rampa con questo pattern ruvido che sembra quasi essere un manto stradale, e ovviamente il logo bello grande Justice League con la targhetta Superman nella parte bassa. Alloggiamento, ovviamente, per quanto riguarda Superman, del pole, diciamo del palo per permettere le varie pose dinamiche o in volo. E poi ovviamente anche il classico supporto per poterlo tenere appunto ancorato al palo. Bisogna fare molta attenzione a questo tipo di supporto perché, avendo una morsa abbastanza forte, potrebbe a lungo andare ad, diciamo, ad inserirsi dentro i tessuti. Quindi sempre massima attenzione quando si utilizzano questi strumenti. Andiamo avanti con le mani, che alla fine sono gli unici accessori di cui è dotato questo Superman, anche perché non vedo come potrebbe averne altri, sinceramente. E qui comunque raggiungiamo un livello davvero molto molto alto per quanto riguarda il realismo delle mani. Come possiamo vedere, abbiamo tre paia di mani alternative e sono davvero eccezionali. Guardate la cura nel dettaglio, nella riproduzione di queste vene, della colorazione, della verniciatura delle nocche rispetto al colore, diciamo, della pelle, del resto della pelle della mano, le solite unghie che sono scolpite e non dipinte. Insomma, davvero un lavoro eccezionale da parte di Hot Toys, ma non mi sarei aspettato di meno, sinceramente. Andiamo a vederle più nel dettaglio. Anche le altre che vengono date in dotazione, queste in una forma un po' più semidistesa, diciamo, delle dita. Anche qui il livello del dettaglio delle varie righe della mano è sorprendente. E poi l'ultimo paio, che è questo,
ovvero le mani un po' più distese e rilassate. Davvero bellissimi questi tre set di mani. Abbiamo poi il pacco batterie che serviranno per andare ad illuminare questo head sculpt. Allora, qualche riserva su questo head sculpt. Ben realizzato, ovviamente, abbastanza somigliante ad Henry Cavill, ma mi sarei aspettato di più. Guardate la colorazione degli occhi, forse un po' troppo scura questa espressione, secondo me è troppo, non lo so, ha qualcosa, secondo me, di non perfettamente somigliante alla stessa espressione di Henry Cavill del film. Comunque, cura del dettaglio sempre a livelli molto elevati. Se non mi sbaglio, però, correggetemi qui sotto nei commenti, il ciuffo di Superman andava nella direzione da quest'altra parte rispetto a questa? Non ne sono sicuro, comunque controllerò. E niente da dire, poi dettagli qui del contorno degli occhi, insomma, abbastanza buoni. Ma ecco, io personalmente non credo che lo esporrei con questo head sculpt. Poi andremo a vedere anche la funzione delle batterie, andremo a vedere questi occhi illuminati. Andiamo adesso ad esaminare l'action figure del nostro Superman in black suit, interpretato da un Henry Cavill che Hot Toys riesce a riprodurre, direi, abbastanza bene, direi molto fedele questo head sculpt. La somiglianza con l'attore è evidente, a parte appunto il ciuffo che, se non erro, è dall'altra parte, ma comunque un ottimo lavoro sia per quanto riguarda la scultura sia per quanto riguarda la verniciatura. Infatti possiamo vedere tutti i vari dettagli della pelle, in cui appunto Hot Toys non si smentisce mai. Guardate anche l'espressione del viso, le sopracciglia corrucciate, un'espressione seria, e anche in questa parte del mento e delle labbra. Davvero un head sculpt ben realizzato. Anche i capelli, che seguono alla perfezione l'andamento della testa, senza nessun segno di sbavatura, e quindi niente da dire per questo head sculpt. Davvero molto somiglianze e davvero ben fatto. Andiamo a vedere il resto della figure, che a partire appunto dal vestito, che è davvero eccezionale per quanto riguarda il pattern che segue tutto il body, tutto il corpo, con questa texture davvero riprodotta nei minimi dettagli, così come il logo di Superman argentato che sembra quasi avere degli anelli di mithril, per così dire. Quello che non mi sorprende più di tanto positivamente è il mantello, che ovviamente è con il fil di ferro, ma ha un colore forse un po' troppo scuro, è un po' troppo nero, mentre dovrebbe essere di un colore un po' più argenteo, un po' più non argenteo, scusatemi, ma un colore, un nero un po' più chiaro, un grigio scuro, diciamo, così come gli stivali, che dovrebbero distaccarsi un po' dal colore del resto della tuta, però non è questo il caso. Per quanto riguarda il corpo, ottimamente proporzionato, va a riprendere la muscolatura sia dell'attore che del personaggio che interpreta, quindi davvero ben fatto, però è completamente in plastica, quindi non possiamo ritrovare quello che abbiamo visto in Batman, quindi quella sorta di materiale simil silicone che permette di percepire anche la morbidezza del corpo e della muscolatura. Ho capito che stiamo parlando dell'uomo d'acciaio, però in questo caso avrei gradito una maggiore verosimiglianza, diciamo, un maggiore realismo. Bene per tutto il resto del corpo, che quindi si presenta alla stessa maniera. Qui possiamo vedere come il vestito sia tenuto insieme, diciamo, da una zip che comunque viene nascosta dal mantello, e quelli che sono i vari dettagli, le varie linee che seguono le linee appunto del corpo di Henry Cavill, che sono fatte davvero ottimamente. Una cosa che non gradisco tanto è questo passo indietro dal punto di vista tecnologico, perché
qui, come possiamo vedere, lo stivale va ad essere un unico pezzo e va a creare queste piccole pieghe che a lungo andare potrebbero, come vedete anche qui, potrebbero dar fastidio. Comunque va bene così, rimane comunque un ottimo pezzo. Andiamo a vedere le articolazioni con la testa che può essere ovviamente girata in questo senso, piegata in avanti, in giù, e in su, e anche lateralmente. Per quanto riguarda le articolazioni delle spalle, sono leggermente limitate, ma comunque permettono una completa mobilità della spalla, butterfly joint e doppia articolazione del gomito che permette di superare i 90 gradi. Articolato anche il busto, che permette di essere ruotato e piegato, facendo la massima attenzione al tessuto di cui è composto il vestito di nostro Superman. E stessa cosa per le gambe, possibilità quindi di allargarle e di muoverle sia avanti che indietro. Articolazione del ginocchio, sempre doppia articolazione, e stesso discorso per le caviglie, che nonostante gli stivali permettono comunque un'ottima mobilità. Quindi, visto così d'impatto, ragazzi, a me questo Superman piace davvero da impazzire. È anche vero che è la prima action figure di Superman e di Henry Cavill che possiedo nella mia collezione, quindi fatemi sapere se voi avete altre versioni anche di terze parti che secondo voi possono rivaleggiare o addirittura superare questo Superman. Quello di Inart, che è stato annunciato e che entrerà a far parte della mia collezione, per il momento, visto che non è uscito, non verrà preso in considerazione. E dalle premesse fatte sembra davvero un ottimo pezzo in grado di superare qualitativamente questa versione di Superman. Come promesso, ragazzi, vado a mostrarvi la funzione laser, diciamo, degli occhi di questo Superman. Ho dovuto ovviamente decapitare il buon Henry Cavill per andare a sostituire il peg che c'è su questa testa con questa parte. Qui ovviamente c'è il vano batterie con le batterie che ho già inserito e c'è un tastino che permette l'illuminazione. Quando quindi andiamo a mettere l'head sculpt nella sua posizione, eccolo qui, come vedete la funzione LED che c'è al di sotto va ad illuminare gli occhi. Per me niente di particolare, adesso ovviamente qui la testa, mi è saltata la testa ragazzi, comunque niente di particolare, qui possiamo vederla comunque accesa. Un bel effetto, probabilmente queste batterie dureranno, non lo so, mezz'ora, un'ora, però comunque l'effetto non male, ma niente di particolare. Continuo a preferire comunque questo head sculpt, questo diciamo normale rispetto a questo, che tra l'altro, se notate bene, c'è anche una variazione nella verniciatura della pelle. Questa pelle è un po' più chiara, un po' più naturale, questa un po' più scura. Quindi comunque, ragazzi, per me vince la testa normale. Ed eccoli a confronto Batman Nightmare e Superman in Black Suit. Davvero due pezzi che insieme, secondo me, stanno ancora meglio. Fanno davvero una bellissima figura. Non badate al mantello che ancora è un po' da sistemare, ragazzi. Ma davvero quanto è massiccio questo Batman e quanto è ben fatto questo Superman. Davvero due pezzi che non possono mancare nella vostra collezione se siete amanti dello DC Universe. Ed eccoci qui, ragazzi, per le conclusioni finali di questo video. Superman
che a me ha soddisfatto tantissimo. È il primo Superman che ho nella mia collezione, quindi non posso fare paragoni con marche di terze parti o comunque con concorrenti ad Hot Toys. Per quello che mi riguarda, mi ritengo molto soddisfatto, al netto di qualche difetto che vi ho elencato appunto nel corso del video. Io a questo Superman sento di dare un 8,5 ed un 8 pienissimo generale a questo double pack. Si sarebbe potuto fare di meglio, si sarebbe potuta fare più attenzione ai dettagli per rendere entrambe le figure più vicine possibili a quello che abbiamo visto nella Justice League di Zack Snyder, però comunque risultano davvero un ottimo pezzo nel complessivo. Soprattutto, ragazzi, al momento è possibile trovarli ad un prezzo abbastanza stracciato, almeno così è stato per me, quindi due figure del genere ad un prezzo, al prezzo praticamente di una, è un'occasione da non farsi scappare. Vi ricordo che io ho preso le mie su Il Colosso dei Nerd, di cui vi metto qui sotto in descrizione il link. E ragazzi, che dire, molto soddisfatto di aver aggiunto questi due pezzi alla mia collezione DC. In realtà sono i primi due pezzi della mia collezione DC, che si espanderà, diventerà, non dico ai livelli di quella della Marvel, ma comunque avrà il suo ben da fare, insomma. Detto questo, ragazzi, ci vediamo come al solito al prossimo video. Ricordatevi di commentare, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Sapete che io non vi sto a stressare troppo su questa cosa, però fa sempre piacere visto il lavoro svolto. E fatemi sapere che cosa ne pensate sia di queste figure sia del mio modo generale. Voi lo sapete, accetto sempre consigli, il mio modo di fare video. Detto questo, ragazzi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, a presto.